il primo tempo la squadra avversaria ha retto, poi è venuta fuori la condizione fisica sicuramente migliore della nostra e della loro, però a questo mettiamoci anche una rosa generosa che mi ha permesso di poter far cambiare modulo e al secondo tempo poi abbiamo dilagato e abbiamo chiuso la partita in 15 minuti. Una squadra volenterosa sicuramente ha bisogno di qualche elemento per poter lottare fino alla fine, però ha due o tre buoni elementi. Però di contro oggi ho trovato una squadra che sapeva che dovevamo vincere e abbiamo vinto. E sì, abbiamo fatto una bella partita. Da quattro partite a questa parte siamo riusciti a trovare la porta in maniera più assidua. E infatti nelle ultime quattro partite abbiamo segnato 18 gol, quindi la media è abbastanza alta. Peccato che ne abbiamo subiti due oggi, uno all'ultimo secondo. Questo un pochettino mi ha fatto arrabbiare, però è importante avere i 3 punti e li abbiamo ottenuti. La squadra è costruita per vincere. Se, come dicevo l'altro giorno, il San Calogero continua con questa media, dobbiamo solo stringergli la mano e fargli i complimenti, però noi siamo lì che non molliamo. Speriamo che noi continuiamo questa squadra, strada. No, non è facile per noi. Ogni domenica voglio vincere tutte le partite. Poi il secondo siamo rimasti negli spogliatoi. Paghiamo l'inesperienza per l'ennesima volta. Paghiamo ragazzi che non sono abituati evidentemente a reggere l'urto con delle squadre attrezzate. Sapevamo chiaramente che di fronte avevamo un avversario che non c'è bisogno che stia io a presentare, un avversario dalle grandi ambizioni, dalle grandi tradizioni. Quindi era già, io ho chiesto semplicemente di lottare fino alla fine, di uscire da questa partita a testa alta. Mi dispiace per i ragazzi perché il passivo è andato oltre e secondo me non meritavamo di perdere con 4 gol di scarto, però effettivamente il secondo tempo abbiamo concesso troppo e già è difficile affrontare un'armata come la Lamezia, figuriamoci se inizi a concedere troppi spazi e che errore di troppo. Il primo tempo probabilmente meritavamo qualcosina in più, anche la direzione arbitrale a mio avviso non è che ci ha un po' penalizzati. Sapevamo che non era questa la partita determinante per noi. Ripeto, mi dispiace soprattutto per i ragazzi perché li ho visti piuttosto abbattuti, è la prima volta che prendiamo un passivo così pesante. È chiaro che adesso si cercherà di lavorare nelle vacanze di Natale, anche perché sapevamo alla vigilia di questa partita che il nostro campionato inizia col nuovo asse realmente. Andiamo a giocarci tutto a Tropea sperando che da lì possiamo iniziare un girone di ritorno completamente diverso. È chiaro che dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e moltiplicare le forze se vogliamo quantomeno evitare l'ultimo posto in classifica.